Una settimana fa gli artificieri della mafia avrebbero preparato l'agguato mortale a Giovanni Falcone. Ci sarebbero almeno un paio di testimonianze che concordano. Nei pressi del luogo dove è avvenuta la terribile esplosione sono stati visti un camion e un'auto parcheggiati. Una delle due testimonianze è della madre di Emanuela Setti Carraro, la moglie del prefetto Dalla Chiesa uccisa col marito nel settembre dell'82. Una motocicletta è stata ritrovata non molto lontano dalla voragine aperta dai 1000 chili di tritolo. Il primo bilancio delle indagini. Il comando era composto da almeno 10 uomini, alcuni hanno lavorato al tunnel che attraversa le due corsie dell'autostrada, hanno piazzato l'esplosivo, hanno inserito l'innesco. Altri, per giorni, poco lontano, massimo 500 metri dall'autostrada, forse in una casa, sono stati in allerta, pronti ad azionare il telecomando ad onde radio con un doppio sistema di controllo per impedire interferenze. E alla fine è arrivato il via. L'azione è scattata poco prima delle 18 e non è fallita. Ma subito un mistero e un nuovo inquietante interrogativo, lo stesso che percorre tanti omicidi di mafia. Chi ha informato le cosche? Chi ha dato le indicazioni preziose sull'arrivo a Palermo di Giovanni Falcone? Il giudice è giunto a Punta Reis con un aereo speciale in uso ai servizi segreti, con il piano di volo coperto, noto cioè solo a pochissimi. Eppure la mafia ha saputo e ci si chiede da quale palazzo sia uscita la telefonata che ha dato il colpo di grazia a Giovanni Falcone. La gente non aveva più reagito con il classico «non ho visto né sentito niente», ma è andata la polizia e ha parlato. Queste indicazioni si sono rivelate essere molto preziose, tanto da rendere possibile la realizzazione di 6 identikit di possibili esecutori della strage. Da Palermo, Filippo Landi. Eccoli gli identikit dei primi 6 sospetti esecutori della strage di Capaci. Sono tutte persone viste nei pressi del luogo dell'agguato nei giorni immediatamente precedenti l'attentato a Falcone. Un 7° identikit è in corso di elaborazione. Come si è giunti alla loro definizione? Questo è forse il punto più importante e in gran parte nuovo delle indagini su questo sconvolgente delitto di mafia. 2 degli identikit sono il frutto della concorde collaborazione di più persone. Gli altri 4 sono stati invece elaborati grazie ai ricordi di singoli individui. Ma tutte le persone che hanno fornito un aiuto agli specialisti della polizia scientifica sono considerate ugualmente attendibili. Alcune si sono offerte spontaneamente, altre, raggiunte dagli investigatori, non si sono sottratte alla collaborazione con le forze di polizia. Ci sono poi centinaia di segnalazioni, tutte vagliate dagli inquirenti, che pur ritenute molto meno attendibili, esprimono comunque la rivolta della cittadinanza nei confronti di una strage che poteva uccidere qualsiasi palermitano.